verso la fede, tutte bellissime. A volte incontriamo proprio dei muri, ma non bisogna mai disperare o abbattersi o credere un Dio tutto finito. No, 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 perché poi arriva il momento, bisogna avere tanta pazienza anche verso queste persone. Va bene, coraggio, signora. Pronto? Pronto, Rosetta. Come ti chiami? Sono Giuseppe, chiamo dalla Calabria. Vai, Giuseppe. Mi chiamava da Cipari. Sì. Vorrei farti gli auguri per quest'anno. Anche te. Che il Signore ci dia pace a tutti e serenità. Sì. Una lode alla Madonna per la mia famiglia, per il mio bambino che ha 2 anni e mezzo, si chiama Luigi. Sì. E l'altra sera mi ha fatto rimanere veramente di più con me alla mamma. Noi di solito la sera recitiamo la pregherina prima di andare a letto. Sì. E ci siamo distratti e niente, non... ci siamo detti buonanotte, perché il bambino ha detto papà, ma stasera la pregherina non la facciamo. Capito? E la mamma ci siamo guardati e mi dico mamma mia che bella la cosa che ci ha dato. Vedi? Che l'abbiamo fatta. Sto fumando della Madonna a tutti i bambini, tutte le persone sofferenti. Sofferente, poi vorrei dire se la signora che ha chiamato di non disperare in pace, che quando c'è la sofferenza c'è Dio che ci tiene in braccio. Sì, sì, sì. Ok, un abbraccio, ciao. Grazie, benissimo. A voi la tua famiglia. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, vorrei chiedere a tutti i radioascoltatori una preghiera per tutti quelli che siederanno nel nuovo Parlamento, di qualunque colore che siano, perché facciano legge rispettose della vita, della famiglia, dell'ambiente e rispettino i valori che il Papa Benedetto torna in maniera giusta. Benissimo. Grazie. Prego, grazie a voi. Seguirci. Pronto? Pronto, sono Maria D'Angelo. Ciao, Maria. Buongiorno. Vorrei fare una domanda e un ringraziamento a Vergine Santa per tutte le grazie che fanno intorno a noi. Sono veramente tante e la ringrazio con tutto il mio cuore. Perfetto. Basta. Ciao carissima. Ciao. Grazie, presto. Ci fermiamo. Canto richiesto richiestissimo oggi, la fumata bianca. Humile predio, medaglio che si vive in poesia.
039-031-610. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Gabriele Arbagna, provincia di Pesaro, Torino. Bentrovata, prego. Vorrei mettere sul manto della Madonna una mia carissima amica a scuola che si fa fortemente tanto in questo momento. Sì, ho bisogno di tante preghiere. Va bene, molto volentieri. Come andiamo? Sì, sì. Basta così? Ah, nessuno. Va bene, pronto, grazie Ede, a risentirci. Pronto? Erika! Pronto, ciao! Erika! Sì, Erika! Come va? Roberta! Come va? Marcella! Marcella! Uno volevo salutare e non c'è che mi porto i ragazzi. Sono Luca di Fulizio e Enrico di... Va bene Marcella, ricordiamo tutti i tuoi amici. Grazie per essere tornato. Buon anno Marcella, un bacione. Pronto? Pronto? Ah, pronto? Ciao, come ti chiami? Sono Luisa Sarini. Benvenuta, prego Luisa. Niente, ringrazio perché tutti i giorni ci avete compagnia, ci fate molta compagnia. Grazie mille. E oggi una preghiera per tutti i miei amici che c'è bisogno, non sapremo che... Sì. Grazie, grazie. A voi tantissimi, Luisa. Grazie. Prego, a risentirci Luisa. Pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Come si chiama e da dove? Alfredo, provincia. Prego, Alfredo. Volevo... chiedevo la domanda alla Madonna per questa sciocchezza, questa impasse di inizio lavoro dopo le fertilità. Mm-hmm. E sempre mettere sotto parte della Madonna i miei auguri. Auguri a tutta la famiglia. Grazie. Prego, a risorci. Pronto? Sì, pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Nicoletta di Verona. Ciao, Nicoletta. Ascolta, volevo Roberta ringraziarvi per tutto quello che fate, la compagnia che state a tutti. E una preghiera speciale per la mia famiglia perché ne abbiamo dato bisogno. Vi ringrazio. Ciao e buona serata. Ciao, benissimo, anche per voi, buon proseguimento. Pronto? Roberta. Sì, ciao, come ti chiami? Sono Tommaso da... Tommaso da? Da. Sei bloccato, basta. Prego. Ma non è l'emozione. Io capisco l'emozione, però tu vuoi dire qualcosa di base. Allora, vuole mettere sotto il manto della Madonna tutti noi giovani che non vedono mai, tutti i giovani che non vedono mai. Ci sono anche quelli che vedono. Sì, sì, non sono più. Bravo. Vuoi mettere sotto il manto della Madonna a fondo questo, tutti i giovani. Non vedo mai. Va bene. Ah, ho capito. Va bene. Va bene. Allora, sì, sì, quando si recita il risultato, ci dice così, è una buona occasione per cominciare. Bravo. Ciao, auguri tanti. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Graziella della provincia di Verona. Dai, Graziella. E ti faccio tanti auguri a tutti. E ringrazio tanto la Madonna per quello che ha dato alla mia famiglia, perché si deve guardare anche i bei, non solo. Bravissimo. Non ringraziamo mai, ci lamentiamo solo. Qualche volta fermarsi un momentino a vedere però questa cosa. È andata bene. Saggia, Graziella. Ecco, ascolta, io ho bisogno di una cortesia. Volevo salutare tutti i padri passionisti. Della guarigione delle mie malattie,
Buon pomeriggio, pronto? Pronto, sono Francesco D'Agrigento. Prego, Francesco. È da circa due mesi che non telefono. Ci sono. Prego, Francesco. Sì. Sì, di pure. Io ho sofferto una malattia molto seria, ecco. Però adesso sto meglio. Bene, grazie, io sono contenta che ci sia. Io mi sto guarendo da questa malattia, insomma, preferisco non dire il nome della malattia. No, ma io mi ricordo, l'hai già detto una volta. Ero io il microfono, mi ricordo di te. Sì, sì. Un po' di depressione, insomma. Lo so bene. Va bene, Francesco, non ti devi mica vergognare. Sì. Però piano piano, questo piano mi vado guarendo. Sì, io volevo finire di soffrire questo cuore. Perché poi come si sente lui sarà quello che deve fare. Sì. Quindi buon anno allora, e quindi speriamo che mi sia venuto sul credito. Coraggio, ti ricordiamo tutti insieme, Francesco, forza. Ok. Avanti così. Voglio bene. Grazie anche noi tutti, Francesco, anche noi tutti. Ciao, Francesco. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Sono Marianna da casa. Prego, Marianna. Volevo mettere sotto il comando della Madonna e il mio nonno che non sta tanto bene. È allettato da 2 anni e poi anche mio marito che non sta andando lavorando, tutta la mia famiglia e un saluto a tutti. Grazie mille. Un bacio di vicino, forza, coraggio. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maria Rita da Lucca. Buongiorno Maria Rita. Telefoniamo per mettere il manto della Madonna e di Mauro. Il sabato si è sentito poco bene a Federico, che sta molto in bella, sono soli. E spero tanto che la Madonna mi protegga tanto, sono un po' distanti e speriamo bene. Certo. Grazie tanto, Roberta. Grazie, posso entrare? Pronto? Pronto, Roberta. Ciao, come sono rimasta da Ulucca. Prego. Io non ci faccio più di tanto tempo fa, ma dovevo chiamarti. Io ho avuto un cancro al seno, nel naso, è passato il colone. Sì. Non ho potuto fare troppo. La schiena che mi ha dovuto interrompere.